adesso ci occupiamo di calcio, ci sono il direttore sportivo del Praia Tortola Nicola Pucci, buongiorno. Buongiorno. E l'attaccante Angelo Petroni, buongiorno. Salve, Angelo. Buongiorno. Bene, allora partiamo perché oggi c'è un altro impegno di campionato importante, ricordiamo il Praia Tortola è primo in classifica e oggi affronta in casa la New Academy. Io partirei da Angelo perché Angelo la settimana scorsa il mister Mantuano ha detto che sarebbe stata una settimana, uno snodo cruciale per la vostra squadra sul cammino sia per quanto riguarda il campionato che per la Coppa Calabria. In campionato c'era la temuta trasferta di Talerna, superata brillantemente 2-0 ed Angelo ha siglato uno dei due gol, praticamente ha messo al sicuro il risultato se non sbaglio perché l'ha sbloccata Ramunno, poi una splendida punizione dal piede fatato, perché questo ragazzo c'ha un piede fatato sostanzialmente, andatelo a vedere al campo, vi fa divertire davvero. E quindi lì tre punti importantissimi, una trasferta che era molto temuta perché la Tavernese è una squadra ben messa in campo, e poi il primo atto della semifinale di Coppa Calabra, anche lì portiamo a casa la prima partita 1-0 in trasferta a Cerva, manco a dirlo, chi segna? Angelo Petroni. Beh, insomma, hai dato una bella svolta, allora lo snodo cruciale l'hai fatto superare in maniera brillante. È vero che poi si gioca di squadra, però insomma, il tuo contributo è stato davvero importante. Sì, vabbè, a parte diciamo questi due gol, io penso che i meriti siano davvero di tutti, dal mister che cura nei minimi particolari gli allenamenti alla squadra, una squadra che caratterialmente si impone sempre. Per noi in casa, fuori casa non fa differenza, quindi alla fine l'importante è aver portato a casa il risultato. Che è, la è vero che hai fatto conta. Il cucchiaio. Sì. Sì, una semplicità unica. Sì, sì, è stato, diciamo, sono quei momenti, quella frazione di lucida follia, sì, di un calciatore. Sì, che in effetti Angelo è un attaccante un po' atipico, nel senso che è molto fantasioso, poi agisce un po' dietro le punte nello schieramento, diciamo, tattico. Io non sono molto tattico, cioè, neanche tecnico se vogliamo. Mi piace guardare le partite, però devo dire la verità, adesso non perché stiamo seguendo il Praia Tortola, ma in effetti c'è un bel gioco ed è, come diceva Angelo, insomma, vi volete imporre il vostro gioco e questa è la cosa bella di questa squadra, insomma. A volte ha delle difficoltà forse fisiche rispetto alle altre squadre che sono costruite in maniera un po' più fisica, però poi l'agilità, insomma, il gioco prevale sempre, almeno fino a questo punto vi dà ragione. Assolutamente sì, magari ecco, siamo a livello fisico partiamo un attimino svantaggiati rispetto ad altre squadre, però io penso che voglio, diciamo, peccare un po' di presunzione e dire che più forti di noi non c'è nessuno, almeno quello che dice il campo per il momento è questo. Beh, il campo dice questo, insomma, ed è giusto così. Passiamo al direttore sportivo, insomma, anche per lo staff dirigenziale è stato un bel momento superare queste due partite decisamente importanti come la Tavernese e il Cerva. Quale però, insomma, ti ha dato come direttore sportivo più piacere? La semifinale di Coppa Calabra o... Allora, la semifinale di Coppa Calabra dobbiamo saltare la scelta di calciare il rigore con il cucchiaio del qui presente. Perché vi ha fatto prendere un infarto, come minimo. Dice, ma questo che perché fa? Io vivo la partita in modo forte, emotivamente sono molto provato. Chiaramente i colpi del fuoriclasse non si programmano, voglio dire, una volta fatti poi ti riempiono le giornate, però in quei secondi in cui la palla stava andando nella rete ho sofferto un pochino. però vabbè, dai, sono stato soddisfatto. Lo spettacolo, assolutamente, ci vogliono i calciatori così, perché assolutamente. Ci si diverte poco poi. Assolutamente, sicuramente la semifinale di Coppa, il turno di andata, è stata caratterizzata da alcune difficoltà dettate dalla struttura della squadra avversaria che abbiamo affrontato, che come approccio e come sviluppo della partita rende difficile lo sviluppo del gioco, quello che noi tentiamo di fare sempre, ecco. Una partita molto maschia, però la nostra squadra, così come ha anticipato Angelo, non ha mai mollato, ha tirato fuori quel carattere necessario per passare in vantaggio. Abbiamo più volte rischiato di raddoppiare, quindi uno sviluppo del gioco che alla fine
ci rende abbastanza soddisfatti, ci teniamo stretti il risultato positivo e con la consapevolezza di dover giocare ancora altri 95 minuti per approdare alla così tanto desiderata finale. Certamente, parlando del campionato, la gara di Taverna è stata una gara molto difficile, dove siamo particolarmente soddisfatti per aver portato a casa 3 punti in un campo dove effettivamente ci siamo resi conto, anche dopo aver giocato, che è veramente difficile, e siamo soddisfatti. Oggi siamo già concentrati oggi su questa partita che, come sappiamo, abbiamo ampiamente studiato. Ci saranno delle difficoltà, come tutte, partite semplici, partite facilmente archiviabili, non ce ne sono più. Non ce ne sono, questo lo sappiamo, insomma, il campionato nasconde sempre delle insidie. Assolutamente sì, però dalla nostra sono particolarmente sereno e soddisfatto del lavoro che sta facendo mister Mantuano per quello che riguarda faccende prettamente calcistiche, ma soprattutto per il livello mentale, perché riuscire oggi, penso che la cosa più difficile sia riuscire a mantenere il livello di attenzione sempre alto, cercando degli stimoli, perché quando si vince spesso può succedere che ci può essere, sai, quella consapevolezza di essere bravi, di vincere sempre, quindi mentalmente si può mollare un pochino. Però devo dire la verità, sono molto sereno e rassicurato dal lavoro che sta facendo il mister, che credo alla fine sia ripagato poi. È una squadra ormai consapevole dei propri mezzi, vero? Sì, sì, noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e lo dimostriamo ogni volta che scendiamo in campo. Ci siamo mentalmente, fisicamente, questo voglio dare merito anche alla società, che è difficile trovare in queste categorie, non ci fa mancare mai nulla, è sempre presente. La stessa cosa lo staff tecnico, per qualsiasi cosa sappiamo che possiamo contare su di loro. Come ho già detto prima, il mister prepara tutto nei minimi particolari, è molto preparato, quindi sta a noi portare a termine questo campionato nel migliore dei modi. Siamo in corsa su 2 fronti e vogliamo vincere tutto. Benissimo, allora io ringrazio il direttore tecnico del Praia Tortora Nicola Pucci e l'attaccante Angelo Petrone. In bocca al lupo per la partita di oggi. Viva il lupo! Con la New Academy. E poi seguite la pagina sportiva di Francesco Idà, che vi aggiornerà su quello che sarà successo, ma soprattutto andate allo stadio a sostenere questi ragazzi, perché davvero stanno facendo un campionato e un percorso eccezionale. Grazie ancora.